piedi e ho dovuto lavorare con un tendone preso in prestito piccolo e ho mantenuto tutto il mio personale, siamo 120 persone e sono pronto a dimostrarlo. L'ho mantenuti tutti sapendo che poi quando mi sarebbe arrivato quello grande avevo una città da poter fare affidamento per una certa ripresa. Adesso questa possibilità mi viene preclusa. Perché? Perché? Perché si parla di una rotazione che mi spetterebbe a me, di diritto, per rotazione. Però probabilmente con questo fatto che la moglie europea è stata danneggiata in Iran, le autorità hanno preferito favorire lei, ma favorendo lei mi hanno messo a me in una situazione catastrofica. Senta Moira, lei come commenta l'episodio del traliccio sul quale è arrampicato Togni? Guardi, per me è una pagliacciata, ma veramente una pagliacciata, perché questa persona che contesta lassù, come dice lui, vuole rovinarmi completamente, perché con tante città che ci sono in Italia, perché vuole venire proprio a Napoli, dove io sbarco con la nave il 15 dicembre? Io faccio un punto interrogativo. Si interrompo, scusa. Precisa, sì. Noi è l'unica piazza che abbiamo concessa regolarmente e per polizia di Napoli. Mentre i Togni, per dire un nome, Cesare, ne ha due, Firenze e Torino. L'americano che viene qui a Roma ha Roma e Bari. Perciò sarebbe giusto che uno di loro, che sono parenti stretti, che ceda la piazza a questo Livio Togni. Per Moira Orfei il tentativo di suicidio che fece scalpore nei giorni scorsi è acqua passata. Moira, romagnola dal temperamento focoso, pone le sue carte sul futuro del circo bloccato in Iran, il suo circo. Un futuro gravido di incognite, a onor del vero. Intanto bisogna subito risolvere il busillis del rientro che le autorità iranesi, anche se 100 componenti della troupe sono rientrati in Italia, ne rimangono a Teheran ancora una quarantina. Oltre, ben inteso, tutto il patrimonio zoologico, costituito da animali domestici e feroci, e portare uomini e cose in Italia occorrono molti mezzi, oltre ad impegnare interi convogli ferroviari e notevoli quantità di automezzi pesanti che dovrebbero attraversare più di 2000 km del territorio iraniano per raggiungere un porto e di qui trasferirsi via nave in Italia. A ciò si aggiunga la guerra tra i circhi. Ogni circo col proprio fardello di angosce, di preoccupazioni, di ragioni e di astio. Le immagini, mantenere due circhi animali, nonostante abbiamo avuto il grande aiuto dei ministeri per poter avere il viaggio, ma tutto, diciamo, il resto abbiamo dovuto pensarci noi ed è molto dura questa storia. Voi avete bisogno che nel momento in cui la nave attracca al porto di Napoli, che la piazza si liberi. Certamente è così, e io non pensavo che i miei colleghi del circo facessero queste azioni così, così basse. Mio marito non vuole che dico certe frasi, ma le devo dire. Quando uno è sull'orlo di un burrone, dargli una spinta e buttarlo giù. Non so perché ha fatto questa manifestazione, non so perché è andato su questo palo. Il problema sarebbe, in parole povere, questo. Da un po' di anni a questa parte vi è una tendenza per i circhi a proliferare ed ecco perciò la necessità di intervenire per determinare una linea concorde tra i 8 complessi circensi esistenti in Italia, una densità che nessun altro paese al mondo è in grado di produrre. I circhi che contano, quelli di prima categoria, sono soltanto 8, ma già 8 è un numero che, secondo gli esperti, supererebbe le reali necessità per questo tipo di spettacolo, specie in un paese come il nostro. Ma ogni circo porta avanti le proprie motivazioni e non sembra disponibile ad un discorso che considera incapace di risolvere i molti assilli che tali ragioni comportano. I due fronti che si scontrano su uomini arcinoti dei Togni e degli Orfei. Centro, in un tentativo arbitrale, l'ente nazionale circhi, un ente al quale, ad esempio, gli Orfei non tengono più da anni. L'ente nazionale circhi ieri a Napoli ha tentato, ma sembra inutilmente, una mediazione tra le parti. Le proposte sarebbero le seguenti: una Moira Orfei, la promessa di un buon giro per le rappresentazioni al circo di Moira, la costituzione di una specie di prestito istituzionale per consentire a Moira Orfei di superare l'attuale stato di emergenza, la promessa che non vi saranno opposizioni nei confronti della sorella
di Nones, di Walter Nones, il marito di Moira, e cioè Loredana, titolare del Circo del Ghiaccio, le cui rappresentazioni sono state prorogate proprio stamane fino al 10 dicembre a Roma, promessa affinché il complesso permanga fino al 1981, dopodiché dovrà sciogliersi. In ultimo, il presidente dell'ente, l'ex acrobata Palmieri, si sarebbe offerto di partire per l'Iran per offrire i propri buoni uffici nello sblocco della situazione. Tutte queste cose hanno lasciato gli Orfei abbastanza freddi. Essi sostengono che non si può costruire sulla fatica degli altri, soprattutto sulle disgrazie, il presupposto di un successo che non nasca da un personale apporto.